avvenga a livello comunale o per municipio, è una piattaforma che permette di farlo. E l'importante è appunto che ogni cittadino abbia tutti gli strumenti per poter accedere agli atti in un modo semplice e poter quindi giudicare. Io vi posso dire che per esempio banalmente per un singolo cittadino, questo l'ho potuto constatare con le mie mani, accedere alle decisioni proprio e agli atti che vengono fatti è difficile per un singolo cittadino, a volte anche per un consigliere, questo non è assolutamente possibile e non va bene. E, niente, penso che... oltre a appunto a queste cose qui, noi ci battiamo anche molto per l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche questo forse ne parleranno di più gli altri. E noi abbiamo anche voluto mettere nel programma due punti che spesso dividono, ma che noi abbiamo ritenuto importanti, noi di Cormano intendo, che sono l'albo delle coppie di fatto e del testamento biologico. A nostro parere nel 2014 sono delle cose che insomma sono abbastanza fondamentali. Non vi rubo altro tempo e proseguo con la carrellata di... Io di rimanere nei 5 minuti perché non ci si ne accorge, il tempo va, quindi magari io faccio un cenno lì quando il tempo è passato. Ok. Buonasera a tutti, sono Emiliano Abbatti, sono candidato portavoce sindaco di Paderno Lugnano. Innanzitutto il ringraziamento agli attivisti di Novate per questo invito. Allora, come forse alcuni di voi avranno notato, ora mi alzo un attimo in piedi, oggi ho avuto la fortuna di poter essere presente all'Expo Tour, un evento molto importante per il Movimento 5 Stelle, ma non solo per il Movimento. Perché io credo, e non solo io probabilmente, che Expo rappresenti di fatto il fallimento della classe politica italiana. Expo è un investimento di svariati milioni di euro di risorse pubbliche, di fatto buttati in eccesso, consentitemi il francesismo. Di sprecati che sarebbero potuti essere utilizzati probabilmente per interventi molto più importanti e consistenti. E qui mi viene naturale pensare al disastro, alla situazione degli enti locali, dei comuni, quindi quelli che sono il fronte con cui i cittadini si devono confrontare tutti i giorni. Expo è un fallimento perché alle porte di Milano pensare a ulteriore consumo di suolo significa di fatto distruggere quelle poche risorse naturali che ci sono rimaste. Expo ci consegnerà una spianata di cemento il cui utilizzo futuro sarà tutto da definirsi e sarà sicuramente oggetto di speculazione. Basta pensare che i terreni che una volta erano agricoli sono stati di fatto poi trasformati in quello che sono attualmente. Quei terreni erano di proprietà della famiglia Cabassi. Cabassi è un nome e una certezza in Lombardia, quindi significa legarsi a Formigoni, a Compagnia delle Opere, a tutti i vari personaggi che si sono alternati in Lombardia e che hanno prodotto l'attuale disastro. Quindi era possibile, e oggi è stato spiegato, era possibile usare le risorse di Expo per fare qualcosa di più intelligente, l'Expo diffusa e sostenibile, oggi se ne è parlato in maniera ampia, al Politecnico di Milano c'erano oltre 400 persone. Era possibile ed è doveroso utilizzare le scarse risorse, le pochissime risorse che ci sono in modo diverso. Come si può fare però? Com'è possibile ottenere questo risultato? Molto semplice. Alle prossime elezioni europee, quando la pattuglia del Movimento 5 Stelle entrerà in modo consistente in Consiglio d'Europa, sarà possibile cambiare quelle leggi che stritolano gli enti locali, che ci distruggono. Il famoso Fiscal Compact non è nient'altro uno strumento con cui la Troica, la Banca Europea e il Governo Europeo usano per distruggere in particolare i bilanci degli enti locali, i bilanci di comuni, quelli con cui noi ci dovremmo confrontare prossimamente,
perché è certo che molti di noi tra qualche mese diventeranno sindaci, io di questo ne sono assolutamente sicuro, perché il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento in grado di scardinare questo sistema che non funziona, è fallito sotto ogni aspetto. Quindi è importante che in Europa si agisca affinché il Fiscal Compact termini di esistere e che venga rivisto anche nei confronti degli altri paesi europei. Ed è importante che le amministrazioni a 5 Stelle nel Nord Milano, come negli altri comuni d'Italia, siano e diventino davvero numerose. Questo è un passaggio fondamentale. Solo noi siamo in grado di farlo e una volta che saremo entrati, sia come sindaci ma anche in consiglio comunale, noi saremo in grado di cambiare le cose. Di questo ne siamo assolutamente certi, perché noi come attivisti e tutti quanti assieme come cittadini abbiamo la forza per rompere il sistema e per scardinarlo. Questo è importante, quindi, che tutti quanti, ognuno di noi nel nostro piccolo, si faccia portavoce e spinga conoscenti, vicini di casa a votare in modo convinto per il Movimento 5 Stelle. In questo momento il Movimento probabilmente è l'unica risorsa e l'unica speranza che probabilmente possiamo avere. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Fais, ho 27 anni e ho avuto l'onore di essere stato scelto dal mio gruppo di Cusano Milanino come candidato portavoce sindaco per le elezioni amministrative di maggio 2014. Sono un attivista dalla fine del 2010, perché mi sono messo in mezzo a tutto questo? Mi sono messo in mezzo a tutto questo perché avevo la necessità, la voglia di dare il mio contributo per cambiare questo paese, nel piccolo il mio comune, che secondo me non stava andando assolutamente nella direzione giusta. Per questo ci siamo messi, io e tantissimi altri ragazzi di Cusano, ci siamo messi insieme e ci siamo messi al lavoro per cercare di dare appunto questo nostro contributo. Stasera volevo raccontarvi di un punto che verrà inserito nel nostro programma per le elezioni amministrative che mi sta molto a cuore, ovvero l'introduzione della tariffazione puntuale sulla raccolta dei rifiuti. Cos'è? Praticamente questa proposta, questo metodo andrà a modificare la parte variabile della tassa dei rifiuti, della TARES, so come si chiamerà poi in futuro, ancora non si sa, perché praticamente ci sono due quote, una quota fissa dove rientra diciamo la pulizia delle strade e tutti i servizi comuni che vengono diciamo gestiti dall'amministrazione, mentre invece la seconda parte, la parte variabile, viene calcolata sabotaggio. Ah, ok, andato. Viene calcolata, come ben sapete, attraverso il numero del nucleo familiare e la metratura quadra che viene occupata. Noi vogliamo, e poi viene calcolata sul consumo massimale di rifiuto indifferenziato. Invece la tariffazione puntuale andrà a modificare appunto questa parte. Calcolando il numero dei componenti del nucleo familiare, calcolando la metratura quadra occupata, verrà calcolata una tariffa, non più una tassa, perché questa è anche la rivoluzione vera, che verrà conteggiata attraverso una quota di base di sacchetti di indifferenziato prodotti dal dato nucleo familiare. Se il numero di sacchetti sarà minore, allora la quota variabile della tassa verrà diminuita. Nel caso in cui il numero dei sacchetti di indifferenziato aumenterà, la quota di conseguenza sarà più salata. Come si fa a calcolare tutto questo? Verrà applicato un codice, tipo un codice a barre che si chiama RFID, sui sacchetti che verranno utilizzati per buttare il differenziato.
il l'omino della che viene a raccogliere la spazzatura, quindi con una macchinetta apposita segnerà questi sacchetti, questo codice che verrà inserito, che verrà calcolato in un software che qualche calcolerà la tariffa del dato nucleo familiare. Questi codici saranno univoci per il dato nucleo familiare. In questo modo verrà controllato nel modo migliore il buon costume del cittadino. Questo metodo non è fantascienza, perché è già stato sperimentato in un quartiere di Lissone tra il settembre e il dicembre del 2013 e ha ottenuto dei risultati sbalorditivi. Infatti la raccolta differenziata è aumentata in quel dato quartiere del 12% circa in soli 3 mesi, e l'errore di conferimento del rifiuto nella differenziata è diminuito del circa il 15%. Quindi è possibile apportare questa innovazione per fare in modo che il cittadino possa risparmiare sia sulla tassa dei rifiuti e nello stesso tempo avere un comportamento responsabile che toglierà il pane di bocca agli inceneritori, perché meno differenziata ci sarà e meno senso di vita hanno gli inceneritori in sé. Niente, quindi questo è quanto. Questa è la nostra proposta, che probabilmente verrà portata avanti anche da altri comuni a 5 stelle. Speriamo che venga accolta e trovi un esito positivo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Leonardo Toro, 35 anni e mi occupo di informatica e sono il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Cesate. Cesate è un comune al confine con la provincia di Varese e conta circa 13.000 abitanti, è il più piccolo comune tra tutti quelli che vengono rappresentati qui. Nonostante sia comunque un piccolo comune, a Cesate ci sono delle dinamiche che sono più o meno uguali a quelle dei comuni sia piccoli che grandi, no? Ci sono i soliti gruppi di potere che spingono da una parte e dall'altra, c'è la Chiesa che ha un grosso bacino di voti, e poi ci sono dei personaggi che riescono a influenzare molto le scelte dell'amministrazione. Dovete pensare che a Cesate ci sono qualcosa come 30 associazioni, e queste 30 associazioni si spartiscono sostanzialmente il bacino di voti di tutta la città. La cosa particolare è che in quasi tutte queste associazioni dentro c'è un consigliere comunale o degli amici fidati di qualche amministratore. Capite che c'è qualcosa che è di strano, no? Rispetto poi ai comuni più grandi, però, c'è qualche difficoltà in più, perché ci sono alcuni atteggiamenti che sono così radicati nel territorio che, anche se non sono perseguibili, comunque sono moralmente sbagliati. E il problema è che la gente è così abituata a queste situazioni, a queste cose, che non si rende nemmeno più conto delle cose che sono sbagliate. Ad esempio, secondo voi essere il fondatore di un'associazione che si occupa della gestione di un bene comunale può votare in consiglio comunale per iniziative che coinvolgono questa stessa associazione? Secondo me è una cosa moralmente non accettabile. Questo è uno degli esempi, perché con le nostre ricerche abbiamo individuato delle vere e proprie categorie privilegiate. Mi viene da pensare, ad esempio, che sono stati accantonati qualcosa come 800.000 euro per l'auditorium comunale, che verrà utilizzato una volta, 10 volte, 20 volte in un anno, e invece regaliamo migliaia di euro a asili e scuole private e non abbiamo i fondi per ampliare le nostre scuole. Vi sembra una cosa normale? Vi sembra normale che parte della raccolta dei rifiuti che viene fatta porta a porta viene trasportata verso delle discariche esterne che pigliamo profumatamente, e invece noi abbiamo una piattaforma ecologica che potrebbe autonomamente trattare tutti i nostri rifiuti e praticamente spendere molti meno soldi per questo servizio? Vi sembra normale anche spendere decine di migliaia di euro per software proprietari, quando invece ci potremmo convertire molto facilmente all'open source e risparmiare altri fondi da destinare alla nostra popolazione?
potrebbero essere semplicemente delle sviste queste, ma forse sono delle cose un po' volute. Per fortuna ci siamo noi, adesso ci penseremo. Volevo concludere dicendo che noi abbiamo bene in mente quali sono gli interventi che vogliamo fare: riduzione degli sprechi, eliminazione dei privilegi, aumento dei servizi e riduzione delle tasse, perché alla fine dobbiamo vincere noi comunque. Buonasera, sono Nicola Roncelli, candidato portavoce sindaco di Solaro. Ringrazio anch'io Novate per averci ospitato questa sera. Ho 29 anni, sono un architetto, e sono solarese d'adozione, sono a Solaro da poco, però è il paese in cui cresceranno i miei figli un giorno, e quindi mi sono voluto attivare in prima persona per controllare personalmente, con quello che si può, l'amministrazione, l'operato delle amministrazioni, dell'amministrazione del comune. Siamo attivi da circa un anno, nel programma inseriremo punti comuni con i comuni limitrofi, come ad esempio il referendum quorum zero, la tariffazione puntuale dei rifiuti. E primissima cosa, noi siamo forse l'unico comune della provincia di Milano, se non forse d'Italia, che ha le commissioni che non sono aperte al pubblico, nonostante una legge italiana imponga che queste siano pubbliche. Quindi nel nostro programma c'è la trasparenza, ci sarà come punto fondante la trasparenza dell'amministrazione nei confronti del cittadino. Come era partito in origine il movimento, quindi con l'operazione Fiato sul Collo, prima ancora della nascita del Movimento 5 Stelle, ci piacerebbe riuscire a portare al di fuori dei comuni i video dei consigli comunali e delle commissioni, per poter dar modo a tutti quanti di capire qual è l'operato dell'amministrazione. Si spera sempre di vincere, è difficile, più che voti in realtà noi cerchiamo partecipazione, i voti poi vengono in automatico. Si cerca la partecipazione perché se si partecipa tutti quanti si riesce a cambiare veramente le cose, perché la gente non si permette più di fare quello che ha sempre fatto, perché la gente osserva. Se dovessimo riuscire a vincere nel comune di Solaro, come negli altri comuni, abbiamo un vantaggio enorme, che è quello di avere le mani libere, di poter applicare tutte le idee che ci sono, perché di idee ne abbiamo sentite tantissime in 5 minuti ciascuno, si possono semplicemente prendere idee di altri comuni, applicarle al proprio comune senza problemi. L'unica cosa è che bisogna avere le mani libere, perché se le mani non sono libere queste cose non si riescono a fare. Noi le mani le abbiamo libere, la voglia di fare anche, cercheremo di coinvolgere la cittadinanza facendo gazebi e banchetti anche dopo le elezioni, non solo i 3 mesi prima come fanno tutti gli altri. E saremo sul territorio sempre, che si entri in comune, che si vinca o che non, e perfino se non dovessimo entrare, noi ci siamo e vinceremo anche se non entreremo in comune. Comunque, grazie a tutti. Grazie mille a tutti i candidati. Adesso, prima delle domande, vorrei esordire io con una domanda ad Emiliano. Se ci vuole dire qualcosa sulla romonza, questa malaugurata romonza. Sì, allora, la domanda non credo non sia assolutamente casuale, visto che per sfortuna o per fortuna, risiedendo a Paderno, sono stato di fatto uno dei, si può dire, fondatori del Comitato per l'Interramento della Romonza. Non so quanti di voi conoscano la vicenda, sicuramente saprete che l'asta Romonza e quindi i lavori di riqualificazione coinvolgono i comuni che vanno da Paderno Dugnano fino a Baranzate, quindi anche Novate Milanese. Possiamo dire che forse Novate Milanese è un po' più fortunata,
perché è probabile che avrà la fortuna di non vedere mai realizzata questa infrastruttura autostradale inutile, dannosa e distruttiva per la salute e per il territorio. Perché siccome in Italia si va avanti a emergenze e a necessità impellenti, Expo è diventato il motivo, scusate, non è che ce lo succo una Expo perché mi stanno antipatici, perché sono assolutamente convinto che sia inutile e dannosa, in nome di Expo si è deciso di accelerare su alcune parti della realizzazione della Romonza e quindi i comuni fortunati sono Paderno Dugnano e Baranzate, perché a Baranzate hanno bisogno di risolvere il nodo di accesso ad Expo, Paderno Dugnano non si capisce, probabilmente hanno fretta di costruire il ponte. Basterebbe andarsi a vedere chi realizzerà quest'opera per capire che cosa c'è dietro. Il meccanismo è sempre quello: cambiano le infrastrutture, parli di Expo, di autostrade, parli di piena in montana. Se andate a controllare, oggi qualcuno diceva, è come il caleidoscopio, uno guarda dentro, giri, ma i nomi delle ditte che ricorrono all'interno degli appalti sono sempre quelli, e molto spesso in odore di mafia. Fatto questo veloce excursus, la Romonza rischia di danneggiare seriamente i nostri territori, perché si allargherà e andrà ad impattare fortemente sui pochi territori, terreni liberi che ancora abbiamo in questa zona di Milano, e soprattutto impatterà per la nostra salute, la salute non solo di Palermo, di Baranzate, ma anche di Novato Milanese, di Bollate. Realizzeranno questa infrastruttura che, a detta degli esperti, e lo dico sempre con un sorriso amaro, dovrà consentire il transito di centinaia di migliaia di veicoli al giorno, veicoli pesanti e veicoli leggeri. Il tutto in nome di una necessità che ormai non sta più nelle cose, perché il traffico veicolare ormai da anni che è impicchiata a causa della crisi, e quindi non si riesce bene a capire quale sia la reale necessità di realizzare un'infrastruttura autostradale, quando si potrebbe semplicemente mettere in sicurezza quello che abbiamo, perché già abbiamo una tangenziale di fatto a due corsie. Si potrebbe sistemare, realizzare, risparmiare un sacco di soldi e magari utilizzarli per la tutela del territorio, o magari per riparare le buche in città, visto che le strade dei comuni sono diventate di fatto dei colabrodo. Quindi non so se ho risposto in modo adeguato alla domanda, però è per farvi capire appunto che questo è uno dei tanti paradossi della nostra amata, tra virgolette, Lombardia, quella che è tanto amata dai leghisti, che poi erano i primi a mettersi i soldi in tasca. Grazie mille Emiliano. Allora, a questo punto passiamo alle domande del pubblico. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere ai nostri candidati, prego, ci sono ampi spazi. Guarda, abbiamo di prodiga a fare avanti e indietro. Ditemi perché è la domanda, così io poi do il microfono a chi di dovere, insomma. Per tutti quanti. Va bene. Io vorrei sapere una considerazione, domanda. Secondo voi qual è il problema più grosso inerente alla partecipazione cittadina in merito appunto alla cosa pubblica? Cioè, nel senso, che cosa potrebbe veramente far sì che il cittadino si ponga nei confronti della cosa pubblica in modo costruttivo? Visto che la domanda è a pallettoni, io una risposta a lampo di ciascuno. Secondo me i motivi potrebbero essere molteplici. Il primo, secondo me, essenziale è l'esempio, nel senso che se uno vuol far mangiare la verdura ai figli non può non mangiarla lui, altrimenti il figlio dice tu perché non la mangi? Quindi l'attivismo dei gruppi attivi sul territorio in questo momento e l'assiduità, diciamo, di attivismo sul territorio, secondo me nel tempo renderanno. Se le persone che non si fidano più della politica riusciranno ad avere fiducia vedendo che la politica può essere sana se fatta di idee e non di interessi personali, allora sì, le persone potrebbero
potrebbero avvicinarsi magari anche in maniera molto proficua. Secondo me le persone non si avvicinano alla gestione della cosa pubblica perché non capiscono la differenza tra una cosa gestita bene e una cosa gestita male. Purtroppo siamo troppo abituati a vedere le cose gestite male e non capiamo. Quindi secondo me dobbiamo far capire alle persone qual è il guadagno per occuparsi della cosa pubblica e qual è la perdita nel caso in cui non se ne occupano. Quello che diciamo sempre sia agli esponenti del Movimento 5 Stelle, portavoce, gli attivisti e Beppe Grillo stesso, quello che stavo dicendo, quello che noi attivisti, portavoce, Beppe Grillo stesso e il Movimento dicono sempre, che quello che bisogna fare è una rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale è la base di tutto questo, risponde alla tua domanda, ma come si fa ad attuarla? Attraverso gli strumenti. Quello che in realtà dovremmo portare noi all'interno dei comuni sono degli strumenti che facilitano l'accesso del cittadino alla partecipazione. Il comune può farlo, in questo modo il comune, insegnando e dando modo al cittadino di partecipare, in questo modo attuerà la rivoluzione culturale e porterà il cittadino e le future generazioni sempre più ad impegnarsi e a lavorare per il bene comune. Penso che questo sia la chiave di volta. Guardate, io credo che una spiegazione possa essere quella che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a praticamente alla distruzione del paese, un fallimento totale, i cittadini, le persone non hanno più fiducia, soprattutto non hanno fiducia nelle istituzioni. E quindi è un lavoro pesante a ricostruire un rapporto che è completamente deteriorato. Io credo sia questo uno dei motivi, se non il principale, per cui le persone e i cittadini non hanno più interesse nei confronti della res pubblica, della cosa pubblica. È un lavoro difficile, ci sarà parecchia strada da fare, ma credo che dal comune fino al Parlamento e prossimamente in Europa potremo davvero cambiare le cose. Come ha detto Emiliano, sicuramente la rassegnazione quasi palpabile dei cittadini è un problema. E poi aggiungo un'altra cosa: dall'altra parte c'è un sistema che la partecipazione non la vuole affatto e la blocca in tutti i modi. E per fare un esempio banale, a Cormano dobbiamo fare un accesso agli atti se vogliamo leggere. Sabotato anch'io. Come dicevo, a Cormano bisogna fare un accesso agli atti per leggere il regolamento comunale. Quando anche delle cose così banali sono così difficili da avere l'accesso, quindi non si ha l'informazione, non si ha le conoscenze, come si fa a partecipare? Questo è secondo me uno dei motivi principali. Uno degli aspetti di cui parlava Ivan un attimo fa è quello determinante, è quello della rassegnazione. Proprio oggi, in preparazione della nostra campagna elettorale, ma anche in preparazione di questo evento, abbiamo fatto un banchetto nell'area mercato, che è una di quelle che prima definivo periferie. E lì abbiamo toccato con mano le persone che sono oramai rassegnate.
perché ci dicevano: noi che abitiamo in questa zona siamo dimenticati, noi che abitiamo in queste periferie siamo non crediamo più, non ci crediamo più. E quindi il problema, il grosso lavoro è questo: la gente che ci chiede invece delle risposte. Quindi difficile diventa il lavoro per far tornare l'ottimismo nelle persone, per far tornare un atteggiamento di che non sia quello della rassegnazione. Io credo che però tutta una serie di proposte che noi possiamo fare e di cose che noi potremo ottenere con la nostra presenza nei consigli comunali, come diceva prima Emiliano, con la vittoria dei nostri comuni, potremo aiutare questo processo che, come diceva prima Marco, è un processo culturale che deve ripartire, perché le persone prendano in mano il proprio la voglia di tornare ad occuparsi di se stessi, della cosa pubblica, e quindi superare queste difficilissime fasi che stiamo vivendo. Allora, ringraziare i sindaci assolutamente per la loro disponibilità e per questa bella parte di serata. E presento, lo sanno, come volete, se volete stare, se no, come preferite. Venite in mezzo. Sì. E facciamo un applauso ai nostri ospiti. Ve li presento anche se non è assolutamente necessità, ma me lo fanno fare, quindi lo faccio. I sindaci intanto si ridistribuiscono sulle sedie. Prima del signore, Giulia Sarti, Massimo De Rosa, Stefano Buffagni e il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio. Adesso io... lascerei loro la parola proprio a traccia libera, quindi vi lascio il microfono e ci vediamo dopo. Come sempre, se volete fare domande, segnatevi e dopo ci sarà un po' di contributi dal pubblico. Buona serata a tutti. Giovanni Corbetta, che però non è salito, quindi vieni. Dai, guarda che c'è. E per la regione Lombardia anche Giovanni Corbetta. Scalate. Mazza della parola. Intanto grazie a tutti di essere qui, sono molto emozionato perché io sono i nostri territori, io sono di Cormano, quindi cittadino di Cormano, vicepresidente Commissione Ambiente, quindi abbiamo già vinto, siamo entrati nelle istituzioni, siamo riusciti da cittadini normali a entrare nelle istituzioni. Voglio ringraziare ancora una volta Giulia Sarti e Luigi Di Maio che sono venuti apposta a trovarci da queste parti. E non so se adesso come abitudine si parte con un stai sereno, quindi state sereni, è tutto tranquillo. Vi hanno promesso di tutto e di più, quindi se ci daranno tutte queste cose saremo tutti a posto e andiamo a casa. Il problema è che dobbiamo mandare a casa loro, perché tutte queste cose ce le hanno promesse sulla carta, è l'ennesima promessa che si fa, l'ennesima promessa che fanno noi italiani. Se avessero tutti i soldi per mettere in atto le promesse che ha fatto Renzi, allora ci hanno preso in giro per negli ultimi anni, perché questi soldi negli ultimi anni ce li hanno tolti dalle pensioni, dal lavoro, ci hanno tassato, perché ci hanno detto che dovevamo pagare i debiti all'Europa, dovevamo pagare il nostro debito pubblico. Invece cosa hanno fatto? Adesso dicono improvvisamente che abbiamo a disposizione questi soldi per fare tutte queste rivoluzioni, perché sarebbe una rivoluzione in Italia mettere in atto il piano di Renzi. Ecco, questa è una presa in giro, ci stanno cercando di vendere le pentole, vendere i materassi. L'abbiamo paragonato Renzi a Mastrota. Mastrota se l'è presa un po' anche, tra l'altro, mi dicono. Cosa abbiamo fatto? Noi oggi abbiamo iniziato a fare un giro qui nella zona di Milano per andare a vedere l'Expo. Expo è una battaglia che combattiamo dall'inizio, da quando eravamo attivisti, da quando eravamo sul territorio insieme a voi. Naturalmente la stampa cosa ha detto subito?
che noi adesso utilizziamo Expo per trovare un'altra opera a cui siamo contro. Noi siamo sempre contro, non facciamo nessuna proposta. Ecco, invece su Expo noi possiamo dirlo, noi eravamo contrari fin dall'inizio, sono arrivati a una situazione in cui ormai probabilmente non si riesce più a fermare quest'opera. Quest'opera però è devastante, non so se avete visto lo spazio che viene occupato, erano tutti terreni liberi, terreni verdi, inedificabili finché li avevamo noi cittadini. Quando sono passati di mano agli amici degli amici, improvvisamente sono diventati edificabili. Allora, questi terreni verranno utilizzati per Expo, per fare delle opere che dureranno 6 mesi, dopodiché diventeranno disponibili per l'edificazione privata, industriale, residenziale, e quindi ci faranno un'altra bella zona di Milano al confine, dicono ben servita, immersa nel verde. Peccato che prima era tutto verde, forse era meglio. Allora stiamo combattendo, io sono in commissione ambiente, lo ripeto, stiamo combattendo da quando siamo alla Camera dei Deputati sul consumo di suolo. Stiamo cercando di fermare la cementificazione perché ormai siamo arrivati a un livello che non è più sostenibile. In Italia. Ecco, in Italia, scusate, ma qua l'abitudine non la prendo mai col microfono. In Italia abbiamo 4 milioni di appartamenti in più rispetto al necessario, quindi non abbiamo necessità di costruire ancora in Italia, eppure andiamo avanti a cementificare. Perché? Perché ci sono dietro le mafie, l'andrangheta, c'è il riciclaggio di soldi. E c'è quella famosa norma per cui i comuni possono utilizzare i soldi per le costruzioni, che prendono dalle costruzioni, per la spesa corrente, quindi gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Noi stiamo combattendo dal primo giorno per togliere questa norma, per fermare la cementificazione in Italia, e quindi di conseguenza noi siamo contro ad Expo anche in questo. Noi vogliamo che Expo non sia fatto, o comunque che una volta che si finisca Expo sia data quell'area di nuovo a verde, a disposizione dei cittadini per usufruirne come aree verdi, perché non abbiamo bisogno di altri palazzoni vuoti ed inutili. Abbiamo fatto molte battaglie da quando siamo alla Camera, vi racconto un po', perché dicono sempre appunto che non siamo propositivi, non abbiamo fatto niente, lo ripeto perché è un mantra che sta facendo passare in televisione e sui giornali. L'ecobonus al 65%, probabilmente molti di voi l'hanno sfruttato in quest'anno, ecco, l'abbiamo richiesto noi. Abbiamo chiesto la differenza tra l'ecobonus e la ristrutturazione semplice, perché a noi sembra che lo Stato ti deve incentivare se tu fai avere un risparmio sia come danno ambientale sia come risparmio energetico per il pianeta, e quindi abbiamo spinto perché l'ecobonus fosse maggiore rispetto al bonus per la ristrutturazione normale. Abbiamo fatto delle leggi, delle proposte di legge per svincolare dal patto di stabilità le spese dei comuni per il dissesto idrogeologico, e quindi anche in questo caso le proposte vanno per tutelare il territorio, riprendere l'agricoltura, tenere, praticamente valorizzare il nostro patrimonio che è fatto per turismo, agricoltura e beni a chilometro zero, tutti i nostri beni, qualità alimentari, tutti i nostri prodotti alimentari sono a chilometro zero, sono da far diventare a chilometro zero, sono da sfruttare. Abbiamo questo come patrimonio e dobbiamo utilizzarlo al massimo. Invece continuiamo a investire su autostrade, grandi opere. Qui in Lombardia un'altra grande opera, le altre grandi opere, PEM, Prebemi, Pedemontana, le conoscete tutte, la Romonza, sono tutte opere che stanno incentivando. Per quelle per quelle riescono a trovare 500 milioni di euro da mettere lì. Perché? Perché praticamente sono insostenibili ormai economicamente, gli danno altri soldi ai costruttori privati che prenderanno già un pedaggio per 50 anni per pagargliele. Noi Stato gliele paghiamo, gliele facciamo costruire e gli facciamo prendere un pedaggio, quindi a costo zero per il costruttore e a costo 200% per il cittadino. Per questo trovano i soldi, per il reddito di cittadinanza no. Quindi, dopodiché ci vengono a raccontare, Letta ci viene a raccontare che è andato all'estero a farsi dare 500 milioni di investimento in Italia da persone che hanno svariati miliardi a disposizione da investire, quindi queste sono le prese in giro che ci fanno giorno dopo giorno. Non vi tedio ancora con altri argomenti su ambiente, io sono fissato su quello, quindi se poi volete fare domande faremo una parte di domande e andiamo tranquillamente avanti su quello. Vi lascio ai miei colleghi che vi parleranno di altro e poi ne parliamo più avanti ancora se avete voglia.
Ciao a tutti, io sono Gianmarco Corbetta, Regione Lombardia. In realtà non volevo parlarvi di nulla di Regione Lombardia, ma volevo ricollegarmi a una domanda che ho sentito prima riguardo alla partecipazione dei cittadini nelle amministrazioni comunali. Io ho aiutato tantissime liste civiche comunali della mia zona a presentarsi, abbiamo fatto insieme i programmi e sono sicuro che anche i candidati sindaci qua oggi hanno nel loro programma uno strumento che è importantissimo per la partecipazione dei cittadini e fa veramente la differenza. E tra l'altro è una cosa di cui nessun altro gruppo politico o partito parlano, perché hanno la tendenza a copiarci tutto, ma le cose dove vai a toccarli veramente nel vivo, nel profondo, quelle si guardano bene da copiarcele. E parlo del programma del bilancio partecipativo. Non so se sapete di cosa si tratta. Sostanzialmente il bilancio partecipativo significa dare la possibilità ai cittadini di scegliere come spendere una parte del bilancio comunale. E quindi un sindaco dice: ok, io metto sul piatto questa cifra, 50.000 euro, 100.000 euro, poi dipende dal bilancio, dalle dimensioni del comune, scegliete voi cittadini come usarli e qualunque sia la vostra scelta io la porterò avanti. Come si fa? Adesso non sto a spiegarvi i dettagli tecnici, però cioè, ci sono tutta una serie di modalità di coinvolgimento dei cittadini tramite delle schede che vengono distribuite, delle raccolte delle idee in una prima fase, poi nelle votazioni delle idee ritenute fattibili ovviamente e che hanno riscontrato il maggiore successo, alla fine si arriva veramente ad una scelta fatta dal basso dai cittadini su come impiegare quei soldi, la riqualificazione del parchetto piuttosto che la tinteggiatura della scuola, piuttosto che qualsiasi altro tipo di esigenza che il cittadino sente. Ma questa cosa, oltre a come dire, avere il primo effetto di dare la possibilità di decidere ai cittadini, ha anche un secondo effetto collaterale, che forse è più importante anche del primo, che è quello di innestare la partecipazione. Perché i cittadini, fino a che tu li coinvolgi per avere una loro opinione, per sapere che cosa ne pensano, ma poi sei tu sindaco che comunque ti riservi di decidere, questa cosa non funziona. Ma il cittadino, nel momento in cui capisce che ha veramente la possibilità di incidere sulla propria vita, sulle cose che lo riguardano da vicino, allora a quel punto capisce che vale la pena attivarsi, capisce che vale la pena coinvolgere magari anche degli amici, dei conoscenti per portare avanti la propria idea, la sua idea e via discorrendo. E questo innesca un meccanismo di partecipazione che spiazza qualsiasi forza politica. È per questo che non ce la rubano questa idea. Per cui io vi invito davvero a votare il Movimento 5 Stelle nei vostri comuni, perché poi voi diventerete i protagonisti del vostro comune. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, intanto vi ringrazio di essere qua e scuso per il ritardo, non dipende da me, giuro. Io sono in Regione Lombardia e cercherò di essere breve, perché sennò Max poi mi dice che è troppo lungo, vero? Quindi, mi collego innanzitutto per il tema bilancio partecipativo. Io so che qua a Novate, mi pare il 10, sì, giusto? Verrà organizzata un incontro appositamente sul tema, perché un conto è sentirne parlare, un conto è andare a approfondire le tematiche per capire come realmente i cittadini poi interagiscono con l'amministrazione. Quindi faremo per la verità a Novate un incontro apposito. Collegandomi a quello che vi ha detto prima Max della nostra giornata odierna, dove siamo stati a vedere i cantieri Expo, ecco, come diceva lui, noi non siamo contro a priori alle cose. Oggi un operaio diceva: a voi se ci date il lavoro, noi ci basta il lavoro, se voi ci bloccate le pizze qua non funziona niente. È attaccatissimo. Il problema è che noi non è che siamo contro l'edilizia, noi siamo contro queste cose, semplicemente abbiamo una visione, io ci provo, ma di sviluppo diversa. Cosa vuol dire? Al posto di continuare a costruire cose nuove, semplicemente vogliamo che vengano rivalutate quelle che già ci sono, ma per un motivo logico, cioè cosa continuiamo a andare a togliere terreno verde quando ne abbiamo già poco, no? E noi ad esempio in Regione Lombardia su questo tema lottiamo parecchio. Quest'anno ci sarà la rivisitazione della legge 12, che insomma è la madre per noi una delle madri di tutte le battaglie in Regione Lombardia, che va a modificare tutta una serie di regolamentazioni sul tema edilizia, no?
E siamo rimasti scioccati, ne parlavamo con Gianmarco, quando abbiamo visto un'infografica. Allora la giunta Maroni ha presentato una loro proposta di legge, adesso verrà in discussione in consiglio regionale, noi abbiamo la nostra, andranno in discussione in abbinata, no? E allora hanno voluto copiarci, perché la Lega tende molto a copiarci, e hanno fatto un'infografica. L'infografica è quell'immagine che noi facciamo girare online, dove si riassumono, diciamo, in breve tutti i temi principali di quella legge, no? Allora, vediamo, no? Bello, titolone, stop al consumo di suolo. E mi ha detto, caspita, vuoi vedere che Maroni è sulla nostra linea d'onda? E poi c'è scritto sotto, entro il 2050. Ha detto, ah, se la sono presa comoda. Se io, noi di questo passo non sappiamo dove arriveremo. No? E quindi mi ha detto, ma possibile che dobbiamo vivere soltanto di slogan? Cioè, quello che poi sicuramente Giulia e Luigi vi diranno di quello che fa Renzi. Però il problema è che questa società è diventata soltanto... soprattutto nella parte politica, la guerra degli slogan, la guerra dei mastrotta, la guerra di chi la spara più grossa. Ecco, noi semplicemente cerchiamo di fare le cose coi cittadini, con la partecipazione dei cittadini, ma le cose di buon senso e logiche. Noi non stiamo inventando nulla di nuovo, noi vogliamo semplicemente, come in un paese normale, che vengano utilizzate e adottate le buone pratiche. Non è possibile che il console della Norvegia voglia incontrare noi consiglieri regionali del 5 Stelle per capire, perché dice, ah, siete gli unici che portano nelle istituzioni dei temi che per noi sono la normalità. Allora noi non siamo fuori dal mondo, semplicemente ci hanno abituati a vivere in un mondo diverso. E quindi questo è quello che noi vogliamo fare. Poi di quello che noi facciamo in regione sarei annoiarvi, insomma, io ero poco più di un anno fa in questo teatro quando c'era la campagna elettorale, mi ricordo che eravamo neanche a un quarto delle persone, quindi tornare qui, vedere tutte queste persone sinceramente ti dà la carica, no? Poi vabbè, ho mangiato anche leggero, no? Perché ho mangiato l'insalata e Luigi mi ha detto no, se dobbiamo parlare, perché io preferisco altri tipi di ho altre preferite culinarie, mettiamola così. E, però per quanto riguarda la regione Lombardia, ecco, io mi sento di condividere con voi un tema sul quale lottiamo costantemente, nel quale io faccio parte come membro, come Movimento 5 Stelle del gruppo di lavoro, che è quello sul taglio dei costi della politica, in questo momento sui vitalizi. Ecco, noi viviamo in un mondo... Scusatemi, adesso mi applaudite, appena vi dirò qualche cifra, secondo me ci lanciano le cose, anche se non c'entra niente. Cioè, noi viviamo in un mondo, in una regione, nella quale certe persone non riescono a capire la normalità cos'è. Io sono stato al tavolo di lavoro, abbiamo avuto anche degli incontri con gli ex consiglieri, perché la nostra proposta di legge di allora noi avevamo chiesto di abrogare i vitalizi, ovviamente bocciata, populisti, demagoghi, solito, no? Abbiamo detto va bene, allora come qualsiasi cittadino trasformiamoli in versamenti, cioè calcolati su base contributiva, niente di stratosfera, eh no, panico. All'inizio ho detto tutti sì sui giornali quando noi l'abbiamo proposta, no? Il problema dove è nato? Quando siamo arrivati in gruppo di lavoro con i numeri. Noi gli abbiamo portato le cifre, quindi c'erano delle persone che passavano da 3.000 euro al mese a 220. E hanno detto, eh no, non si può fare, è un diritto acquisito. Scusate, ma prima era l'idea, era buona, vi portiamo i numeri, non va bene. Ma no, non va bene, bisogna capire perché questa gente ha fatto la Lombardia. Ho detto, capito, ma mi sembra che ha mangiato, qui si guadagnavano una marea di soldi. Per darvi l'idea, vi parlo di cifre, no? Allora, c'è gente che ha versato 8.500 euro... prende 3.000 euro al mese di vitalizio, per 12, poverino, no, tredicesima. E, però dal 2005 al 2013 ha già preso 311.000 euro. Allora uno dice, mamma quanti soldi, 8.500 versati, 311.000. Io vi dico alt, perché questa persona, nello specifico, il vitalizio non lo prende dal 2005, lo prende dal 1980. Quindi... adesso io non voglio rovinarvi la serata, perché insomma deve essere una serata spensierata. No, i nomi non importa, perché noi abbiamo 221 e starei qua a dirvene tutti. Cioè ci sono di tutte le forze politiche. Io sono stato insultato dagli ex PC, Corbani mi pare si chiamasse, Rossoni PDL, Patelli Lega, quello famoso della tangente, non so, i più giovani probabilmente non se lo ricordano, ma è quello che Bossi chiamò il Pirla. Ecco, noi il Pirla che ha preso le tangenti e è stato condannato, gli diamo anche il vitalizio, pagato da noi, perché questo è il problema. Cioè questa gente non ha versato soldi, bene, noi non riusciamo a farglielo cambiare. Siamo lì, ci insultano, dicono che siamo dei populisti, quando noi vogliamo semplicemente tagliare, perché il Consiglio regionale della Lombardia costa 30 milioni di euro all'anno, ci sono 300 dipendenti, più tutta la parte politica, bene, i vitalizi ogni anno costano 7 milioni su 30. Cioè ci rendiamo conto di che cifre parliamo. Poi è chiaro, ci dicono, vabbè, ma nel Lazio costa 17, allora vabbè, ho detto allora ok. Cioè il problema è questo, e loro dicono...
ci dicono che noi viviamo in un altro mondo, cosa che non è. Noi gli abbiamo detto, ma scusate, ma è normale, no, sono diritti acquisiti. Noi gli abbiamo detto, ma tutta quella gente che aveva iniziato a lavorare, che doveva andare in pensione a 35 anni, perché non era un diritto acquisito? Cioè, niente di più, niente di meno. Cioè, noi chiediamo davvero delle cose normali, non siamo dei supereroi, siamo qua al servizio momentaneamente prestati alla politica, però chiediamo e portiamo nelle istituzioni le istanze che le persone normali chiedono. Non siamo davvero dei supereroi. Oggi, quando siamo saliti sul pullman che stavamo andando via dal Parco delle Cave, sembrava di essere la nazionale che ha vinto i mondiali, c'erano fuori tutti che poi avevamo la superstar, quindi, cioè, tutti lì ti salutavano, vai. Noi abbiamo detto sì, ma attiviamoci, cioè, perché noi funzioniamo se poi sul territorio c'è la volontà di lavorare nei contenuti e si parte dai comuni. Quindi noi abbiamo tutti i candidati sindaci, io mi auguro da un lato che vincano, dall'altro ho un po' paura perché i comuni in questo momento vivono una situazione difficilissima. Però davvero l'invito che vi faccio, con questo concludo, è di cercare di darci una mano. Darci una mano, perché noi quando siamo in quei palazzi, innanzitutto il rischio è che ci scolleghiamo dal mondo reale, perché ci trattano da Dio. Mai. Da Dio. E quindi noi veniamo tutte le settimane, sabato, domenica, poi noi che siamo in regione anche durante la settimana che c'è più facile, nei territori, perché altrimenti perdiamo il contatto col mondo reale. Perché lì dentro c'è tutto bello, ci arrivano 8.000 euro sul conto corrente ogni mese. Cioè, vi rendete, come fa uno che prende 8.000 euro al mese a preoccuparsi di uno che ne riceve 600 se va bene? Bravo. Cioè, qua ti distacchi. No, bravo, ma voi ci dovete aiutare. Noi ci siamo ridotti lo stipendio, voi lo sapete, oramai lo danno per scontato, no? Oramai dicono, vabbè, 5 stelle se lo riduce, però ecco, vedete, mi deve tagliare. Ha ragione. Però il tema è proprio questo: aiutateci a non perdere il contatto col mondo reale. Per favore, continuate a aiutarci, continuate a portarci le istanze, perché noi siamo lì a fare le cose per voi. Qui a Novate c'era il problema sul giornale l'inceneritore, ci siamo informati, abbiamo lavorato, abbiamo chiesto la disponibilità. Quindi davvero noi siamo lì in rappresentanza vostra, ma siamo veramente lì a aspettare che voi ci aiutiate, perché da soli siamo, insomma, non dico inutili, ma quasi. Grazie. Buonasera, buonasera Novate. Io sono Giulia Sarti, faccio parte della Commissione Giustizia e della Commissione Antimafia in Parlamento. Sono romagnola e questa sera non era previsto la mia presenza, il mio intervento qui, però vedete, dopo una giornata come questa, prima l'ispezione ai cantieri, poi il Parco delle Cave, poi al Politecnico, non ce la facevo ad abbandonare i miei colleghi Massimo, Luigi, consiglieri regionali. E quindi quel senso di comunità che noi vorremmo cercare di riportare nel paese, che chiediamo a voi di condividere come messaggio, noi cerchiamo prima di tutto di sperimentarlo tra noi parlamentari. Per questo organizziamo questi eventi stupendi in cui non c'è soltanto il problema territoriale. L'Expo non è un problema soltanto di voi milanesi o dell'Interland milanese, è un problema che riguarda tutti, tutte le battaglie che noi portiamo avanti, cerchiamo sempre di farle insieme, di farle come gruppo, ed è proprio questa la forza del Movimento 5 Stelle, quello che spaventa di più gli altri partiti, il fatto che noi quando ci muoviamo in massa. Perché tra di noi ormai è nato appunto questo spirito di gruppo, questa voglia di stare insieme e soprattutto di condividere con voi cittadini, di metterci a vostra disposizione. E questa cosa spaventa. Spaventa perché negli altri partiti non sono abituati, ognuno è abituato a curarsi, no, il suo piccolo territorio, c'è competizione, c'è molto arrivismo. Tra di noi invece, come avete capito, come vedete sempre, c'è tutt'altro, soprattutto appunto la voglia di stare insieme e di condividere con voi, di raccontarvi queste esperienze che stiamo portando avanti in Parlamento. Io sono venuta qui a Milano l'ultima volta
tre mesi fa, a dicembre. Ero venuta qui in missione con la Commissione Antimafia e in quell'occasione abbiamo passato due intere giornate in prefettura. La prima audizione è stata quella del nostro caro ministro dell'interno Angelino Alfano. Alfano è arrivato con l'ennesimo slogan, perché ormai, come sapete, si parla solo a slogan. Noi vi daremo un Expo Mafia Free. Non preoccupatevi, perché voi vedrete l'Expo Mafia Free. Noi ci guardiamo un attimo, sentiamo ovviamente tutta la sua trafila di bei propositi e belle promesse, e poi iniziamo le varie audizioni della giornata. Guardate, io sono sorpresa, perché neanche sorpresa, però come spesso avviene in questo paese, la cortina fumogena, cioè la superficie che creano, sembra apparentemente perfetta, è come un muro dipinto, poi tu vai a dare un pugno al muro e scopri che è stato costruito col cartongesso e quindi ti crolla davanti. La stessa cosa avviene un po' in queste situazioni, quando ci sono appunto questi mega eventi. Apparentemente il controllo è incredibile. Cioè, qui abbiamo prefettura, direzione investigativa antimafia, direzione distrettuale antimafia, e quindi tutta la magistratura, ministero dell'interno, ministero della giustizia, direzione nazionale antimafia, tutti collegati, tutti stanno collaborando, tutto è perfetto, vedrete che non succederà nulla, criminalità organizzata neanche l'ombra. E poi noi che vogliamo andare a scavare e quindi non ci accontentiamo delle classiche promesse, andiamo a interrogare un po' di più, insomma, le persone che stanno dietro all'Expo, e scopriamo cosa abbiamo scoperto. Insieme ai vostri consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che sono qui in Lombardia, scopriamo che come al solito negli appalti e nei subappalti ci sono degli immensi problemi. Lo strumento che si ha per tenere una società, un'azienda collusa e comunque collegata con le mafie, lo strumento che si ha per tenerle fuori dagli appalti pubblici, sono le interdittive. Quindi il prefetto, la prefettura, emette un'interdittiva sulla base delle informazioni che gli arrivano dalla direzione investigativa antimafia, e in questo modo con l'interdittiva quella società viene esclusa e non può più lavorare per l'Expo in questo caso. Cosa succede però? Qual è il segreto? Il segreto in questo vaso di Pandora che abbiamo aperto è che avviene che una società spesso arriva all'interdittiva e quindi viene esclusa, poi fanno ricorso al TAR, lo vincono e ricominciano a lavorare in Expo. Noi ci siamo ritrovati con, vi faccio solo un nome, una delle tante, la CMC di Ravenna, questa società della mia zona, o magari anche la Mantovani SPA, sono tutte società collegate in qualche modo con la criminalità organizzata. Ci sono appunto queste società che hanno indagini anche belle grosse in altre regioni d'Italia. Prendo la CMC perché è l'ultimo caso, c'è stata questa indagine per i lavori che aveva al porto di Molfetta, Bari, e capi di imputazione terribili, abuso d'ufficio, truffa in pubbliche forniture ai danni dello Stato, associazione a delinquere per truffa, insomma di tutto di più. Bene, indagate per questi tipi di reati, processo in corso per il porto di Molfetta in provincia di Bari, e però lavora per Expo, quindi tutto ok. Perché? Perché ancora non è arrivata una condanna, quindi finché non ci sono condanne definitive noi abbiamo appunto queste società che continuano a lavorare lì. E allora che cosa si può fare? Signori, uno, quello che si può fare è denunciarle certe cose, ad avere il coraggio di dirle e di tirarle fuori. La seconda cosa che si può fare
seconda cosa importante che si può fare, e che è il messaggio che è importante lasciarvi questa sera, è il fiato sul collo. Brava. Il controllo. In questo paese stanno giocando sulla vostra ignoranza. Come è nato il Movimento 5 Stelle? Io ricordo che le prime attività nostre erano, era una, ad esempio, andare a filmare i consigli comunali. E tu vedevi questi consiglieri comunali che si giravano e vedevano, no, questi ragazzini con la telecamerina che li filmavano, li riprendevano e poi mettevano i video su YouTube. Ed erano sconvolti i consiglieri comunali, dicevano, ma questi cosa vogliono? Noi perché ci controllano? Perché ci filmano? Cosa vogliono questi cittadini? E invece è proprio lì il segreto di tutto. È per questo che noi non vi chiediamo soltanto la delega in bianco e una croce sulla scheda quando arrivano le comunali, le regionali, le politiche o le europee. Noi vi chiediamo di esserci sempre, di controllare il nostro operato, di controllare l'operato dei ragazzi che andranno in comune qui a Novate, di controllare tutto quello che facciamo, perché soltanto se voi sarete consapevoli e se saprete fare del vero fiato sul collo ai vostri rappresentanti, allora sarete in grado di distinguere la verità dalle bugie. È molto importante questo concetto. Quindi io davvero non vi rubo altro tempo, perché vogliamo stare qui anche a rispondere a tutte le vostre curiosità, quindi io per tutto quello che riguarda giustizia, antimafia, fatemi tutte le domande che volete questa sera. Abbiamo poi il vicepresidente che anche lui vi parlerà magari di legge elettorale o di quello che sta combinando il governo Renzi. Io vi dico solo noi in questo momento, da quando è arrivato il governo Renzi, per quanto riguarda la giustizia, forse questa è una notizia che non sapete, praticamente l'abbiamo riappaltata al centrodestra. Noi abbiamo il ministro Orlando che è stato scelto grazie a quel colloquio con Napolitano, perché Gratteri faceva troppa paura come magistrato, perché magari sarebbe stato un po' troppo duro nei confronti delle mafie. Quello che non sapete è che i due sottosegretari alla giustizia sono Enrico Costa, di Nuovo Centrodestra, e Cosimo Ferri, di Forza Italia. Quindi praticamente abbiamo delegato la giustizia di nuovo in mano Berlusconi. Signori, con queste persone qui non si cambierà mai. E impegniamoci veramente tutti, perché o si cambia, abbiamo un treno che passa, o si prende in queste occasioni, abbiamo le regionali in tante regioni d'Italia, le europee, le comunali, o vi prendete voi in mano la situazione, partendo proprio dai comuni. Non c'è bisogno di pensare sempre troppo in alto, partiamo dal basso, partiamo dalle cose semplici, partiamo da qui e vedrete che la situazione sicuramente migliorerà. Però dobbiamo crederci tutti, e noi abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra partecipazione. Io prima di tutto vi ringrazio per essere qui, sono le 10 di sera del sabato, io ho perso il conto, è sabato, no? Stasera. No, perché siamo in giro da 2-3 giorni, quindi del sabato sera stiamo parlando di politica con la P maiuscola, voi state qua e questa è già una grandissima vittoria secondo me rispetto a un anno fa, quando magari giravamo per presentare le liste e c'erano più candidati che persone che ascoltavano. È capitato un mucchio di volte in provincia di Napoli, per non parlare poi di quello che eravamo 2 o 3 anni fa. Siamo qui oggi, io sono stato a Milano, a Rho, per l'ispezione ai cantieri dell'Expo, poi all'università ci hanno spiegato un piano alternativo per l'Expo molto interessante, che viene dal professor Battisti, l'idea di non usare gli eventi con la scusa degli eventi per fare cemento e quindi far guadagnare le solite lobby, ma fai un evento utilizzando quello che già hai, il tessuto delle piccole imprese sul territorio, le strutture che già sono state costruite in questi anni, e fai camminare l'economia sulle gambe di quello che già c'è. Non c'è bisogno di costruire qualcosa che poi ci dicono addirittura che dovranno smantellare, quindi una follia ancora più grossa.
siamo qui oggi per caso ed è un anno esatto che il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle si è insediato a Montecitorio a Palazzo Madama. È un anno esatto che abbiamo candidato Roberto Fico a Presidente della Camera dei Deputati, è un anno esatto che io fui candidato alla Vicepresidenza della Camera dei Deputati e fui eletto e ho avuto l'onore di presiedere e di siedere su quella sedia dove c'è stato Sandro Pertini e tuttora presiedo l'aula di Montecitorio. Ed è un anno che credo anche i consiglieri regionali, tutti i consiglieri comunali che abbiamo eletto in questi anni stanno dimostrando che era possibile passare dalla teoria alla pratica. Io credo che questo movimento, io fino a un anno fa non avrei mai pensato di entrare in Parlamento. Avevo 26 anni l'anno scorso, ero un consulente informatico, facevo il giornale.